Un'era di dei, miti e leggende. Quando gli uomini erano guerrieri e coraggiosamente lottavano mostruosi nemici nella battaglia senza fine tra bene e male, il tempo per Altered Beast, chiamato da Zeus, il dio del tuono, per salvare Atena, sei stato resuscitato per sfidare Nif, il perverso. Atena non è una ragazza qualunque, lei è la figlia di Zeus, e come tale, lei deve prendere posto fra gli dei, ma tutto dipende se riesce a farla, o meglio, trarre in salvo. Dalla cella dell'imprigionamento. Benché una volta tu eri un guerriero romano, coraggioso e valoroso, le difficoltà che affronterai in questo viaggio, per superarle, richiedono forze sovrannaturali. E quindi ti saranno dati e donati i poteri di Altered Beast, il potere di trasformarti in un essere per metà umano e per metà animale, con una forza senza paragoni. Ma per riuscire in questa trasformazione, raramente possibile, dovrai guadagnartela, catturando gli avversari, riuscendo a impadronirti della Spirit Ball. Tu dovrai mettere insieme le forze per tramutarti da un animale a un altro, e ogni volta che lo farai, sarai avanzato verso il reame dell'Underworld, dove Nif ti aspetta per la lotta finale. Con 5 gradi di livello di gioco da superare e il numero di sottolinee, o meglio sfide, che dovrai vincere è sbalorditivo, ma Nif rimane sempre il nemico più difficile da sconfiggere. Quindi preparati per il peggio e ricordati che Zeus ti ha fatto resuscitare per vincere. Dopo questa introduzione, carissimi amici retro, vi do il benvenuto ad Altered Beast, versione Sega Mega Drive, pubblicata per l'omonima console nel 1989. Infatti abbiamo visto il primissimo stage dove questo guerriero romano che noi stiamo impersonando avrà l'obiettivo quindi di salvare la dea Atena. Superato avete visto il primo stage con il primo boss che era del tutto semplice e nulla di esageratamente complesso. Abbiamo a che fare comunque con uno scorrimento a 2D dove il nostro personaggio utilizzando pugni e calci dovrà quindi trovare le Spirit Ball per diventare sempre più forte e potente. Siamo adesso praticamente quindi nel secondo stage dove la situazione diventerà sempre più grande. Ecco, abbiamo visto che abbiamo preso la prima Spirit Ball dove il personaggio tende sempre a diventare molto molto più forte e avete visto che anche l'attacco fisico tende ad aumentare sempre di più. Prestazioni fisiche per non parlare anche quando prendete la Spirit Ball fino ad arrivare alla terza che diventerà proprio l'Altered Beast in questione. E comunque, avete visto ragazzi, proprio omonimo dall'arcade, c'è da dire che questo Altered Beast è assai più difficile. Molto più difficile perché non si possono utilizzare crediti, non si possono vincere ulteriori vite, quindi dobbiamo cavarcela con quello che noi abbiamo. Siamo adesso praticamente nel secondo round, dove praticamente abbiamo molta molta roba in ballo perché il secondo boss sarà decisamente più complesso rispetto al precedente, ma noi non dobbiamo assolutamente preoccuparci perché esiste una strategia per sconfiggere questo boss, ovvero praticamente noi dobbiamo prima evitare gli occhi, come potete ben notare, e lanciandogli la scarica addosso proprio nell'ammasso riusciamo a sconfiggerlo. Che dire ragazzi, una sfida veramente molto complessa perché Altered Beast, diciamo che molti, o meglio qualcuno, poteva dire anche che io sono in grado, io e Chiara siamo in grado di fare soltanto la versione arcade, ovvero proprio quella da sala giochi. Ma io ricordo infatti dei commenti poco gradevoli che dicevano «Mua, voglio proprio vederti a fare la versione Sega Mega Drive che è decisamente più difficile». Ecco qui, alla fine, con un po' di pazienza, sono riuscito a farla. L'avevo già anche fatta al tempo, ma purtroppo quel famoso virus che mi ha fregato mi ha rubato praticamente tutto, ho dovuto rifare pian piano. Siamo adesso nel terzo stage. Abbiamo visto questa caverna dove incontriamo anche degli orchi zombie che fanno molto male. E diciamo che la forza fisica qua serve. E curiamo specialmente i lupi argentati perché sono quelli che ci lasciano praticamente la Spirit Ball che permette al nostro personaggio di diventare una bestia. E specialmente curare anche, ragazzi, se sto in questo punto c'è un motivo, perché so che arrivano delle formiche, non so se sono tipo formiche o quello che è. Appena compare un lupo marrone arriverà subito il terzo, che è quello grigio, e finalmente ci trasformerà nell'Altered Beast. Avete visto che in ogni round esiste un Altered Beast proprio dedicato al personaggio. Abbiamo questo orso, sì, è un orso,
che ha il potere di pietrificare i nemici e, vabbè, e fare dei balzi che sono veramente utili. Adesso più che altro facciamo attenzione perché dobbiamo affrontare questo boss. È, a mio avviso, una cagata. Questo boss qui è uno di quelli più semplici. Più che altro bisogna far sì che vada contro il muro, insistere, e poi continuare a saltarlo. Avete visto che facendo così lui indietreggia. Poi, solita tecnica ragazzi, quando tende a cambiare colore vuol dire che il nemico sta per indebolirsi ulteriormente. Avete visto? Cambierà spesso colore, sempre con la stessa tecnica, con il balzo. Qua purtroppo mi ha colpito, però non è la fine del mondo. Avete visto ragazzi, ha cambiato colore, insistiamo che sta per morire. Dai, ancora un colpo, andato. E anche il terzo stage è completato. Round completato, bonus 100.000 punti. Però ragazzi, notate una cosa. Praticamente, anche se i punti aumentano, c'è da dire che le vite non arrivano. Quindi la sfida per Sega Mega Drive è una cosa totalmente complessa. Per coloro magari che pensavano che non sarei riuscito a farlo, invece si sbagliavano di grosso. Perché io, se mi ci impegno, riesco a fare praticamente tutto. E idem vale voi ragazzi, è tipo una specie di lezione di vita. Non arrendetevi mai di fronte ai commenti negativi di una persona, perché chi commenta in maniera negativa o fa saputello, vi sfida così, sappiate semplicemente che è soltanto invidia. Siamo adesso nel quarto stage, dove praticamente il boss è assai molto molto più difficile da affrontare, che è proprio quello che mi ha creato più casino in assoluto. Attenzione a questi zombie qua, abbiamo già raggiunto la seconda forma, dobbiamo attendere praticamente il terzo lupo che ci permetterà di giungere nella forma Altered Beast. Ecco, questi demonietti qua sono un po' pesantucci da sopportare. Da notare anche le zampe di gallina che sono di Golden Axe. Vabbè, Golden Axe, Altered Beast, sempre casa Sega. Nella parte iniziale c'era anche un easter egg relativo a Alex Kidd e la sua fidanzata Stella. Se avete notato delle tombe con tale scritta, probabilmente un significato che la Sega aveva già deciso di seppellire Alex Kidd per non fargli proprio più nulla a dietro. Vabbè, adesso troveremo anche questa forma qua di Nif, di questo stregone qua. Questa specie di coccodrillo, ragazzi, è un boss molto molto cattivo e per ammazzarlo richiede un sacco di tempo. Non è tanto lui la minaccia, ma bensì tutti i mostriciattoli che tende a lanciare. Per eliminare questi nemici noi dobbiamo semplicemente utilizzare il potere del salto di questa tigre qua e automaticamente schivare anche i colpi del nemico. Forse ho trovato più difficile questo boss qua che quello finale, perché quello finale lo sconfiggerò in una maniera un pochettino buggosa, ecco, non di certo per mia volontà, ma proprio per volontà del gioco stesso, che ha voluto darmi un occhio dal cielo e sono riuscito a completare praticamente questa sfida. In teoria, se colpiamo il boss con il potere della tigre, riesce a cambiare rapidamente il potere, perché effettivamente la mossa speciale è più efficace che a queste palline dorate, però in effetti non è così esagerato, ecco. Bisogna soltanto avere un attimo di riguardo, perché questo boss qua forse è veramente quello più critico di tutta l'intera saga. Mi raccomando, tenete sempre d'occhio il colore del nemico, perché quando cambia è segno che si sta indebolendo ulteriormente. Attenzione, mi raccomando, anche qua non fatevi mai brancare dai colpi, perché avendo appena due vite dobbiamo conservarle per il boss finale. Perché se non salta fuori il bug che casualmente ho utilizzato, sarete veramente nei guai, perché vi assicuro che è una cosa veramente molto difficile il boss finale. Non di certo i livelli di questo, però diciamo che è cattivello. La forma finale è proprio dello stregone. Sarebbe stato bello anche giocare in due, ma è molto molto difficile. Il due è bello giocare su piattaforma arcade, dove praticamente c'è la possibilità di utilizzare un sacco di crediti che noi vogliamo, ecco, perché i crediti lì si possono utilizzare su emulazione proprio in maniera infinita. Comunque non preoccupatevi, che esiste anche un'altra versione dell'Altered Beast, che è la versione Sega Master System, ancora più rara da reperire. Quella lì un domani mi piacerebbe averla, perché ha anche un valore molto
pazzesco, però l'unica pecca è che non è molto fedele di grafica rispetto all'arcade, mentre la versione Mega Drive è molto molto fedele, diciamo, all'operato dell'arcade. Avete visto questa versione di Tigre Dorata? Molto molto stupenda. Quella è la forma, diciamo, finale. Adesso dovrebbe essere quasi morto, perché avete visto che è diventato rosso, il segno proprio dell'indebolimento del mostro. Oh, ho riuscito quasi a fargli cambiare. C'è ancora un colore da che cambia lui, eh? Ecco, avete visto, questo è il colore finale. Ancora pochi colpi e il nemico verrà distrutto. Le palline non gli fanno più niente, dobbiamo utilizzare il potere per farlo fuori. Ah no, ce l'ho fatta, che fortuna. E anche il quarto stage è stato completato. Round completato, abbiamo visto adesso il nostro simpatico maghetto stregone che ci ha rubato il potere e abbiamo di nuovo ripreso la forma umana. E adesso prepariamoci per lo stage finale. Molto bene, quinto round, ecco qua i nemici li abbiamo trovati piuttosto cattivi perché serve più di un colpo per poterli sistemare. Per fortuna ho preso al volo la Spirit Ball. Qua ci troviamo nemici che effettivamente c'è una tecnica per ucciderli. Avete visto tipo questo rinoceronte giallo che se non lo colpivamo in questa maniera ci toglieva tanta di quell'energia e ci distruggeva. Poi le vite, ripeto, dobbiamo conservarle perché se no non riusciremo mai nella parte finale. Oh, per un pelo. Ok ragazzi, questa è l'ultimo Altered Beast. Praticamente è diventato un lupo arancio, dorato, di bronzo, non si capisce bene, però nei libretti lo dicevano, lo davano come Gold Wolf. E mi ha fregato questo spiritello qua, vabbè. Vediamo di fermare la forma finale dello stregone. Questo livello qua, ragazzi, è ispirato proprio alla Divina Commedia dantesca proprio. È un girone infernale dantesco. Questo praticamente, ragazzi, è il boss. Avete visto come è cattivo. Non capisco cosa è successo perché dopo che mi ha tolto una vita ha continuato a correre come un matto avanti e indietro. Io ho utilizzato sempre il potere speciale del Gold Wolf, per ucciderlo. E alla fine è successo proprio così, ragazzi. Questo non si fermava proprio, continuava a correre avanti e indietro e io ne approfittavo per eliminarlo. Non ho capito se è un bug o un errore di gioco, però poco importa, ma l'ho fatto fuori. È stata una cosa veramente... una sorpresa, infatti. Infatti, round completato e di conseguenza abbiamo salvato quindi Atena. Lo spirito di Atena, ovvero figlia di Zeus, perché il suo posto è nell'Olimpo. Ecco qui. Siamo proprio nelle... avete visto, ragazzi, questa è Atena e il nostro eroe che l'ha salvata. Sarebbe stato bello giocare in due, però sarebbe stato una sfida veramente proprio all'ultimo sangue, quindi molto molto complessa. E anche questo gameplay qua di casa Sega Mega Drive è stato completato. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto, spero che vi possa dare speranza nel provarlo, perché c'era qualcuno che diceva che è una cosa impossibile, una cosa veramente assurda, e allora fallo visto che sei tanto bravo a fare gli arcade, che siete tanto bravi a fare gli arcade, fammi la versione arcade. Va benissimo, ecco, ti è accontentato e la versione Mega Drive è fatta, caro mio. Ringrazio tutti per aver visto il video, ci sentiamo alla prossima, un grosso abbraccio da parte di Mr. X e da parte di Chiara. Ciao a tutti e grazie.